Qatar Airways, ragazzi, ve le metto qua da OneFootball, passateci, il link di OneFootball è in descrizione. Qatar Airways, ragazzi, tanta tanta roba. Lo sponsor del Barcellona, lo sponsor del Barcellona, ragazzi. A parte che le maglie sono bellissime, io non penso di aver mai fatto un video sulle maglie nuove della Roma, ma queste mi hanno proprio affascinato, sono veramente belle, questo sponsor è veramente elegante, ragazzi. Fra l'altro non invade la maglia, ma sta al centro, ma comunque riesce ugualmente a, come posso dire, a tenere l'eleganza della maglia. Ma poi, ragazzi, tanta tanta roba. Abbiamo preso uno degli sponsor più ricchi al mondo, ma ci rendiamo conto? Cioè, questo ci pagherà per 3 anni, sponsor per 3 anni, 40 milioni di euro più bonus. Se praticamente ogni anno ci danno i soldi che abbiamo speso per Patrick Schick per tenere scritto questo sponsor sulla maglia, ragazzi. Lo sponsor del qualcuno mi ha fatto rimanere, ha detto al Barcellona oltre alla semifinale gli abbiamo levato pure lo sponsor. Ma vabbè, tanta tanta roba, eh. Però, ragazzi, io quest'anno non voglio incazzarmi. Quest'estate non voglio incazzarmi. Vediamo che dobbiamo fare, eh. Siamo arrivati in semifinale dei Champions. Comunque, vabbè, abbiamo preso un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Sponsor di Cristo, perché va detto. Inoltre, mo vediamo come finisce la stagione. Comunque, male che vada, se le perdiamo tutte andiamo in Europa League, che so soldi. Se andiamo in Champions, ancora meglio, che so soldi. Quindi, raga, se stanno me vendono Alisson a meno di 70 milioni di euro, io mi incateno veramente. Mi si diceva sul gruppo Roma Grillo, lo ripeto, mi incateno ai cancelli di Trigoria, per favore. Adesso che stiamo crescendo come brand in un modo assurdo, perché, cioè, a parte sono bellissime, spettacolari, ma poi, ragazzi, sapete, come già da domani, poi mo ne parliamo. Sapete, ragazzi, l'importanza mediatica che hai avendo Nike e questo sponsor sulla maglia? Cioè, ragazzi, lo sponsor. Questo sulla maglia è tanta tanta roba. Non le avrei messe domani. Come sempre la Roma le ultime partite le fa con la maglia dell'anno dopo con lo sponsor nuovo. Ok, ma non le avrei messe domani, perché se domani mai sia la Roma dovesse perdere male, questa maglia te la butti in faccia, non te la compra nessuno. È la maglia storica con cui la Roma perse la semifinale, bla 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 bla. Quindi è vero che puoi produrne l'effetto contrario, quindi vinci 0-4 e la Madonna tutti a comprare la maglia, però è un piatto molto molto rischioso. Magari l'avrei messa in una partita diversa, anche importante, magari in un Roma-Juve, la penultima partita di campionato, però forse domani è un po' rischioso, è un po' rischioso, non si sa come andrà. Cioè, per me in questo momento è il 50% per uno abbiamo di passare, la butto lì, tanto ormai in semifinale è tutto così. Però, ragazzi, io sta maglia mi piace veramente tanto, io me la prenderò. Fatemi sapere se volete che la compri e ve la mostri in un video. Come sempre, lasciate un sacco di mi piace qua sotto se questo vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale in massa, voi iscrivetevi al canale. Dai, regà, io vi ringrazio, come sempre, per la visione. Oggi, se lasciate un sacco di mi piace, esce il Bar Sport, quindi dai, regà, buon shalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.